Il glutine è veleno e va escluso totalmente dalla nostra alimentazione, anche se non siamo intolleranti e anche se non siamo celiaci. La soia fa male perché contiene fitoestrogeni, perché può causare danni alla tiroide e perché può rendere l'uomo sterile. Le proteine, anche se vegetali, fanno male e bisogna consumarle in minime quantità. La B12 non occorre integrarla perché è presente nella verdura poco lavata e nelle alghe. Tutti gli alimenti confezionati fanno male perché non sono naturali. Igienismo, dieta crudista, dieta fruttariana perché la frutta è il migliore alimento per l'uomo. Potrei continuare all'infinito. Ma come possiamo cercare di far conoscere a più persone possibile il regime alimentare vegan se ogni giorno è una guerra interna tra le varie correnti e tra le varie filosofie alimentari, quasi tutte senza fondamenti scientifici? Informazioni scorrette e fuorvianti provenienti dal guru di turno sono all'ordine del giorno. In Italia abbiamo la fortuna di avere un ente autoritario come la Società Scientifica di Nutrizione Vegetariana, un'associazione no profit formata da medici, professori e ricercatori provenienti da vari settori, che ha come obiettivo la diffusione della dieta vegetale e dei suoi principi culturali e scientifici. Sul loro sito potete trovare tantissime informazioni scientificamente valide, scremate da tutto ciò che di scientifico non ha niente. Nei prossimi video parlerò nel dettaglio della soia, della B12, dei regimi alimentari vegetali un po' più estremi, tutto ovviamente supportato da dati scientifici oggettivi e reali. Quindi, se vogliamo far conoscere il regime alimentare vegan a più persone possibile e dimostrare quanto sia corretto, bilanciato, sostenibile ed etico, la prima cosa da fare è giocare di squadra. Smettere di fare una guerra interna facendo a gara sul quale sia il regime alimentare migliore da seguire, ma soprattutto lasciamo perdere le false notizie e le false informazioni che creano solamente confusione in un momento come questo in cui abbiamo bisogno solamente di una cosa: chiarezza. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!